Oh, la vedete qualche differenza adesso? Dunque, sono passati 4 giorni da quando ho iniziato a trapiantare le prime piantine. Adesso nel dettaglio vi faccio vedere un po' come stanno, cosa ho fatto, come le tolgo dal panino di terra e vediamo insieme un po' lo stato di salute. Poi vi faccio vedere un po' alcune modifiche che ho apportato al progetto originale che avevo fatto nell'altro video. Vediamo magari un po' se vi può interessare come discorso perché è affascinante. Dai, ci vediamo dopo la sigla. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Luigi del canale Un Orso in Campagna. Lo scorso video vi avevo presentato un po' questo kit casalingo di idrocultura. Con il sistema idroponico noi cerchiamo di coltivare le piante, qualunque tipo di pianta, ma in questo caso saranno lattughe e piante a foglia larga, senza il substrato di terra, senza l'utilizzo del terriccio. Ho studiato un po' questa settimana, ho fatto un po' di test, ho fatto un po' di prove. Ora mi avvicino, vi faccio vedere lo stato delle piantine, vi dico un po' quando le ho trapiantate, perché è interessante vedere un po' lo stato di salute. Allora, per i primi trapianti ho acquistato della canasta e della rossa di Treviso. Ho acquistato piantine di orto mio, quindi il primo step è stato quello di acquistare piantine di qualità, così da togliere eventuali problematiche che sarebbero potute insorgere col tempo. Un'altra variazione al progetto iniziale che ho fatto è stato quello di non utilizzare l'humus lumbrico liquido, ma il suo concime, questo originale, questo in questo caso dell'Alba Garden, l'avevo acquistato lo scorso anno. Anche questo per evitare di introdurre una variabile ingestibile nuova, evitare quindi sorprese. Io so che con questo funziona, ho fatto le dosi, mi sono tenuto sul minimo in base ai litri che avevo. Ovviamente mi mancano ancora delle attrezzature come la misurazione del pH, la misurazione della quantità di ossigeno e quant'altro. Ci arriverò col tempo. Insomma, sono attrezzature che devo acquistare. Nel frattempo ho fatto proprio una coltivazione di base. Ora mi avvicino, vi faccio vedere le piantine, queste trapiantate, vi faccio vedere alcuni particolari delle biglie d'argilla che ho utilizzato, vi faccio vedere poi come trasformo questa piantina qui in una piantina adatta ad essere messa qui dentro e poi vi faccio vedere anche le modifiche. Allora, innanzitutto vediamo un po' come stanno le piantine. Allora, queste sono le prime che ho trapiantato mercoledì, oggi è sabato, quindi 4 giorni fa ho trapiantato queste piantine qui. Queste grandi le vediamo dopo. Questa è la canasta. Ora la pompa è in funzione. Allora, vedete cosa ho fatto? Dopo vi parlo della modifica. La biglia di argilla è bagnata, viene lambita dallo scorrere dell'acqua, ma come vi dicevo nell'altro video, anche se io spengo la pompa, un minimo d'acqua c'è, quindi per capillarità l'acqua risale fino verso le biglie superiori. Infatti, se vedete questa qua, vedete che è un pochino più scura, questa è umida, le altre no, non si sono bagnate, ma questa è umida. Le radici quindi hanno la possibilità di avere un po' di acqua per capillarità, non moltissima, e piano piano, ad esempio questa, vedete, dovrei spostarla e metterla giù. Allora, vediamone un'altra. Io sul fondo qui ho fatto un test, ho messo la pietra molto grande in modo tale da evitare che le radici andassero direttamente nell'acqua. Come vi dicevo, sono le prime armi. Ecco, vedete questa? Questa è uscita fuori. Questa la rifacciamo insieme perché non mi piace come è venuta. Ci mettiamo qui e la rifacciamo insieme. Così vi faccio vedere come ho fatto. E nel frattempo vi parlo un po' della modifica. Ho utilizzato un elastico largo, ho chiuso un po' le pareti di questo cestello perché per me non andavano bene e ho cominciato a far così. Vedete, ho messo sul fondo una pietra, le radici più in fondo possibili. Dopodiché ho cercato di mettere quanto più al centro possibile la piantina. Come dicevo, per me è tutto nuovo, sicuramente starò sbagliando qualcosa, ma in 4 giorni, dai, la piantina non ha sofferto molto, questa è proprio nata così, è arrivata in questo modo. Ecco, diciamo che in 4 giorni, se avessero sofferto, lo avrei visto, insomma. Invece in questo caso, vedete, per capillarità l'acqua sale, 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 e quindi le radici vengono poi bagnate dall'acqua e dalla sostanza nutritiva. Qua ho fatto qualcosa di diverso invece. Vedete, non ho messo la biglia sul fondo, ho messo direttamente la piantina con le sue radici. Le radici poi, vedete, arrivano anche a metà del cestello e poi ho messo le biglie di argilla soltanto come substrato, mi servivano solo per tenerla su e per tenere un po' di umidità quando io spengo la pompa. Vedete che anche questa che è in alto è bagnata. Ve ne faccio vedere un'altra. Ecco qua.
acqua. Poi ovviamente il problema di questi cestelli che non valgono niente è che le biglie escono fuori, eh? Vedete come fa? Bene, ora facciamo un passo indietro e vi faccio vedere come trasformo le piantine. Questa è la sua spugnetta originale. Adesso sul piano inferiore farò qualche semina con questo. Qua dentro ci va giusto giusto un seme o due e vediamo quello che succede. Quindi loro danno in dotazione anche queste spugnette che non mi fanno impazzire. Si mette la spugnetta sul fondo, si infila il cestello all'interno del foro, la base rimane sempre a bagno per pochi centimetri, vedete, rimane forse per mezzo centimetro a bagno, e questo permette alle radici di avere sia l'acqua ma soprattutto l'aria. Io prendo la mia bella piantina, tolgo il panetto di terra piano piano. Tolgo il più grosso, io mi metto sotto un getto d'acqua, ma adesso non lo posso fare ovviamente per problemi di ripresa. Sotto il getto dell'acqua questo terriccio qui viene via senza problemi, altrimenti si può fare un lavoro del genere, vedete? Ma sotto il getto dell'acqua è roba di 20 secondi. Ecco qui la sua bella radice. Ora prendo il mio cestello, anche in questo caso non metto la pietra sul fondo, mi tengo a metà del cestello e comincio a mettere dentro le pietroline. Questo è un sistema a cui sono arrivato da solo, nel senso che potrebbe essere benissimo sbagliato, ce ne potrebbero essere altri mille che funzionano meglio, quindi se voi avete esperienza in questa materia e mi volete dare qualche consiglio, io ve ne sono davvero molto molto grato. Nel frattempo faccio esperienza da solo. Una volta che ho preparato la piantina nel suo cestello, semplicemente lo metto a dimora. Queste piantine qui, come dicevo, le ho trapiantate ieri, sono ancora belle, non si sono afflosciate, non hanno subito lo stress del trapianto. Queste invece hanno 4 giorni di trapianto. Onestamente ho soltanto il dubbio di togliere la biglia sul fondo, magari su qualcuna lo farò e così posso vedere le differenze, magari al prossimo video ve lo dirò. Questo è il primo video di aggiornamento sul sistema idroponico, questo casalingo. È un sistema veramente da due soldi, l'ho pagato 70 euro su AliExpress, mentre su Amazon costa circa 110-120 euro. Mi fa piacere iniziare adesso che siamo a ottobre. L'orto è pieno di ortaggi invernali e autunnali ovviamente, ma questa è una cosa in più che voglio cominciare ad approfondire perché sono curioso e voglio capire un po' come funzionano le cose, soprattutto in questo ambito. Ho visto molti video ovviamente prima di partire, ma l'esperienza la si fa sul campo come tutte le cose, quindi è giusto anche avere il tempo, siamo in anticipo insomma sull'inverno, di vedere come funziona. Farò delle modifiche sotto perché dovrò mettere poi i fari LED, ma ci vediamo per questo in un altro video. Fatemi sapere se vi può interessare ancora questo discorso, nel senso che vado avanti, approfondisco, appena il tempo migliora poi torno nell'orto e faremo qualcosa anche lì. Vi auguro una buona giornata, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici e commentate se avete qualche consiglio da darmi, vi ne sono grato. Buona giornata a tutti.